Nona giornata di campionato, siamo nello spogliatoio del Camerino. Mister Micarelli, il prossimo turno li vede di fronte al Caldarola. Hai detto tutto. Il prossimo turno di fronte al Caldarola, non c'è tante spiegazioni da dare, vista anche la classifica nostra, visto l'andamento del Caldarola, visto il campionato che noi dobbiamo andare a fare, non penso non ci sia neanche... sia tanto difficile trovare motivazione per una partita del genere, che è anche un derby che ha tradizione. Dobbiamo prepararla bene e giocarla nel miglior modo possibile e metterci tutta la determinazione che ci abbiamo, perché poi fra i due siamo noi quelli che abbiamo sicuramente più fame dei risultati. Entrambe le squadre si allenano sul sintetico, ma giocheranno su un impianto in erba grande come il Livio Luzzi. Qualcuno, tecnici esperti come Iaconi, gente importante, ha detto che non è la stessa cosa allenarsi in un campo sintetico e poi giocare sull'erba. Voi? Sono d'accordissimo su questo qua, sono d'accordissimo, però la situazione è questa, ci dobbiamo adattare. Noi ci adattiamo ogni 15 giorni a questa situazione, quindi... Quindi per questo più favoriti voi, più favoriti loro? No, non credo a niente. Se favorito è chi va in campo con la giusta mentalità, con il giusto atteggiamento, questo è il più importante dell'erba. La vittoria di Sanatoglia, vittoria convincente, ritrova tutti i suoi effettivi, quindi sicuramente lo spettacolo è assicurato. No, quello me lo auguro, perché poi, ripeto, una partita importante, che credo ci sia anche una buona cornice di pubblico. Lo spettacolo, sono sicuro che a prescindere dalle giocate tecniche, sarà sicuramente un bel appuntamento sportivo. Se la senti di sbilanciarsi su un pronostico? Uno fisso.